Ma purtroppo queste partite sono troppo nervose, siamo entrati contratti, abbiamo sbagliato tantissimi passaggi, per cui la squadra era un po' troppo nervosa e magari nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo. Poi siamo andati in vantaggio e abbiamo fatto di necessità virtù, cercando di non rischiare più di tanto, e poi abbiamo fatto il secondo gol in contropiede. Non abbiamo cercato di giocare come magari sappiamo fare, però forse eravamo presi dal fatto che il risultato contava tantissimo, abbiamo fatto giocare loro e agivamo in contropiede, che forse è l'arma migliore che abbiamo noi. Sicuramente due uomini come Ramazzotti e Buccellelli non ce l'hanno tutte le squadre. Adesso questa vittoria ti fa trascorrere meglio la settimana, però c'è questo ultimo impegno. Sei, diciamo, sulla carta più facile per te, oppure Petrignano è un ostacolo altrettanto duro come questo di oggi? Di facile non c'è mai niente, sicuramente loro avranno meno motivazioni, perché bisognerebbe vedere la classifica bene, però dovrebbero essere salvi, per cui speriamo che siano in vacanza e abbiano poche motivazioni, e magari invece noi ne abbiamo tantissime. Secondo te questa tua squadra merita la vittoria del campionato, o ha buttato via l'ultimo tuffo, o l'ha buttata via questa vittoria in, forse col Castel del Piano lì c'è ancora da pensarci? Ma ormai quello che è stato sicuramente in due partite abbiamo buttato via quello che avevamo fatto di buono nello scontro diretto qui a Gualdo. Però purtroppo il calcio è fatto così, bisogna giocarle tutte, dal primo minuto fino alla fine. Finché non l'hai giocata, il risultato è facile a dirlo, ma poi bisogna tirarlo fuori, questo è il problema.